Ciao amici e amici, io sono Alex. E io sono Sivi. E questa è l'enciclopedia dei cartoni di Nigirain. Oggi vediamo insieme Don Chuck Castoro. O meglio Don Chuck Norris, perché avete sentito come la sigla. E questo qua si uccide mezzo bosco. 300.000 gufi, due sì, falchi e... mille lupi. Non so, c'è un buono. Nemico della natura. Mamma mia, veramente. Nemico del poi... WWF, perché... alla pari con Lara Croft che nel primo Tomb Raider ammazza tutto quello che si muove. È vero, orsi, lupi, topi, di tutto di più. Alligatori, leoni. Vabbè, comunque... vediamo questo cartone animato che io ricordo perché mio padre mi prendeva in giro. Vi ho già detto più volte che da bambino avevo una specie di difetto di pronuncia e invece di dire Don Chuck Castoro, dicevo Don Chuck Cazzoro. Ma è vero, dicevo Cazzoro, Zigrobodazzaio. Non so perché c'avevo un pochino di accento romagnolo. Non sono romagnolo, ma c'avevo questo difetto qua. Don Chuck Cazzoro. Cazzoro. Lo so, ma mio padre mi prende in giro ancora adesso. Ci credo. E mi dice Don Zaccazzoro, Zigrobodazzaio. Vabbè, Zing è un po' meno grave. Zing. Il Cazzoro. Vabbè, comunque questo cartone a me piaceva un sacco. Questo ragazzino bello massiccio che prendeva tutti a cartoni in faccia, cioè aveva tutti i suoi amici, erano tutti animaletti diversi, mi ricordava un po' i Fabuland sotto steroidi, diciamo. Direi proprio di sì. Perché, cioè, lui era forte come Rambo e Schwarzenegger messi assieme, praticamente. Che poi della storia non mi ricordo niente. Anche no, ma neanche in giro non si capisce. La sigla è stato un flash incredibile. Sì, perché sì, quando l'ho rivista con tutte quelle immagini fiorellate, vediamo, con questi vediamo che volano sugli unicorni, eccetera, eccetera, me la sono ricordata tanto. E non me la ricordavo collegata a questo cartone qua, di cui appunto non mi ricordo granché di niente della trama. Se non che ci fossero appunto le avventure degli amici del bosco. Sì, le loro cose. Ma di base, se non ho capito male, se non ricordo male, erano avventure singole o dovevano comunque fermare i tre rompiballe che erano quella specie di tipo lupo, volpe e tasso giapponese, una roba del genere, ah, un tanuki. Okay. Erano tre rompicoglioni che causavano sempre problemi, che infatti io mi ricordo da bambino mi infastidivano quei tre lì. Per fortuna poi arrivava Chuck e risolveva tutto. Ora, la cosa che non ho mai capito... rotante. Esatto. E perché si chiamasse Don? Cioè, cos'era? Donatello, Donato, Donato Chuck? No, era Don Chuck. Don, facciamo le mani ora, o Bageno, che era? O capo mafioso? No, ma si chiamava così anche in giapponese, quindi non l'hanno cambiato in... Che strano, comunque, vabbè. Magari era una cosa giapponese, non lo guarda, so. Guarda, ti metto la sigla. Voi, vabbè, ve la faccio intravedere, ma noi intanto la guardiamo. Che così... Silvia può raccontarvi il flash che le ha fatto. Allora, qui vediamo. Mi ricordo appunto che c'era Pegasus, questa cosa super fantasy con gli arcubaleni e loro che volano sul cavallo alato. E tutto questo sfondo di stelline, e poi le montagne russe. C'era veramente di tutto in questa cosa qui. Ed erano sempre molto, come posso dire, poco attinenti poi a quella che era la storia vera e propria. Sì, anche perché qua si vedono tutti insieme come fossero amici. Al parco dei divertimenti. Ma in effetti, con delle cose. Questa cosa, la partita sportiva. Vedi la volpina, il tanuki dietro, il lupo. Vedi, quelli erano i tre rompicoglioni. Che poi, vabbè, forse suonavano un po' come i bambini antipatici, se vuoi. Sì, può essere. I piantagrane, ma alla fine erano un po' tutti amici. Perché penso che fosse una cosa dedicata ai bambini molto piccoli, questa qua, anche in Giappone, no? Tipo bambini delle elementari. Non riesco, ti giuro, davvero a ricordarmi se avesse un tono drammatico in certi punti oppure se fosse abbastanza leggero. Comunque mi ricordo che trovavo la sua fidanzatina molto carina, molto aggraziata. Vabbè. Sempre con quest'aria un po' svampita che ci avevano tutte le protagoniste di questi cartoni carini, sì, con gli animali. Poi con questi bei dentini da castoro, da castorino, eh beh, giustamente, arcobaleni, Mico Fidenco e castorini. Che bello! Beh, comunque c'erano due sigle di Mico Fidenco, adesso vediamo un po' il testo insieme, diamogli un'occhiata. Tutte e due molto belle perché la serie contava, allora, due stagioni praticamente. La prima molto curta, invece la seconda terminata, c'erano 12.000 episodi. Allora, erano 26 episodi la prima serie e 73 la seconda, per un totale di 99 episodi. Don Chuck Castoro. Don Chuck Castoro. Comunque io lo guardavo da bambino, mi piaceva, mi divertiva. Vediamo un po' il testo, anzi i testi.
Allora, nella prima serie Nico Fidenco è abbastanza tranquillo. Nella foresta, grande avventura, ma lui non trema niente paura. Nuota nei fiumi, scala montagne, corre felice per le campagne. Beh, già qua voglio dire, scala le montagne, quindi già un avventuriero. Vabbè, sì, sì, massiccio, però non c'è niente di particolare. Ma in fondo il fiume c'è una cascata, Don Chuck non trema, l'ha già superata, bla bla bla. È quella dopo che invece rivela la sua vera natura di picchiatore seriale. Allora, la seconda è bellissima. Intanto, vabbè, tutte e due le sigle sono molto belle, ma la seconda parte con un giro di basso strepitoso, ma veramente bello. E la sigla ha tutto un crescendo ritmico, veramente figo. E comincia appunto dando per scontato che noi conosciamo già la grandezza di questo mitico Don Chuck Norris, il castoro. Esatto. Perché c'è grande agitazione, si sta facendo festa in tutta la foresta perché è tornato Chuck. Da dove non si sa. Vabbè, il torneo di arti marziali. È tornato per questa seconda stagione. Dal torneo Tenkaichi si sta Goku. È andato a picchiare Goku, è andato a picchiare Naruto, esatto. Rambo, Ivan Drago. Il Terminator. È bellissima poi la strofa, pieno di coraggio, ho fatto un lungo viaggio, non ho certo paura, ma è stata molto dura. 230 lupi, attenzione, bene. Ok? Poi tre falchi, solo tre, e 1000 gufi, cioè io mi immagino questo povero disgraziato. Allora, ipotizziamo che abbia viaggiato, che ne so, per un anno, significa che ogni giorno tre gufi gli rompevano i coglioni. Che due palle. Che palle. Ogni Vabbè. Notte, anzi. Perché sì, infatti, ogni per notte. Dormire no. No, oh, sono il gufo, no, io sono il gufo. Che Vabbè. Palle. Pantere, orsi e tigri. Madonna, tutti in agguato, ma a me non la si fa. Ok. Appunto. Dopo va avanti, dice... Di fronte a una cascata, di dietro c'è un giaguaro e un'aquila infuriata. Perché è infuriata l'aquila? Ste povere bestie perché dovrebbero prendersela con Chuck? Non si sa. No, ma perché l'aquila sarà infuriata perché qualcuno gli ha fatto la foto di fronte invece che di profilo. Esatto, ed è meno epica, no, vista infatti. Di fronte. Ok, vabbè, niente, si scherza un po'. Comunque dai, cartone molto carino, due serie molto belle e canzoni strepitose, davvero mitiche. Simpatico, bene. Simpatico. Simpatico, lo sai, ma ti caccia in mezzo ai guai. Va bene. Alla prossima, ciao. Ciao a tutti.